arrivare. E se si stanca pure il freno, capirai. Sotto il cielo di settembre, quello che ti piace a te, per andare via di corsa nel weekend. Senza un casino nel petto, un casino nel letto, l'ultimo pacchetto e poi magari aspetto, magari no. Signori, buongiorno, buon pomeriggio. Sono le 4 e... cos'è? 4 e 6, 4 e 7 saranno. Benvenuti alla quinta e ultima, alla fine 5, quinta e ultima puntata del mio programma Buon 2021, seconda serie. Questa puntata di questa... Questa seconda serie, scusate, ha 5 puntate. La prima ne aveva di più. Bentornati comunque. Questa è l'ultima puntata, ragazzi. In questo caso è lunedì 15 novembre 2021. Tra più di un mese è Natale. Questa location oggi è diversa perché sono nel mio cucinino. Quindi concludiamo queste location, queste cambio location che ho fatto per le mie puntate, e questa ultima puntata la conduco dal cucinino. Spero che vi piaccia come location, tanto vi auguro un buon novembre a tutti. Camicia rosa oggi. Metto bene qua, messo abbastanza bene. Allora, signori, cominciamo il programma col meteo. Il meteo ha piovuto parecchio ieri. C'è stata anche un'alluvione, diciamo sì, a Genova, in Liguria, ok? E quindi il maltempo ha colpito duramente l'Italia. Oggi il tempo è abbastanza bello, a parte parecchio nuvoloso in realtà, ci sono un po' di schiarite, ma non piove. Ma da domani, forse già da stanotte, comincerà di nuovo a piovere. E sarà così probabilmente anche per il resto della settimana, soprattutto domani, mercoledì e giovedì. Poi teoricamente dovrebbe migliorare venerdì, quindi il tempo sarà brutto. Queste giornate di meteo qua saranno abbastanza brutte, ok? Questo è il tempo, ovviamente, previsto per i prossimi giorni al nord. Io sono veneto, dico soprattutto del Veneto, ma un po' in tutta Italia sarà così il tempo. Quindi ombrelli al seguito, come si dice in questi casi. Buongiorno, ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, sono il signor Carta, ciao a tutti, quello che viene sempre cestinato. Signori, cinque indovinelli per voi. Cos'è quella cosa che può... Ce n'è meno, ce n'è, scusa, che più ce n'è e meno vedi il buio. Spesso si tuffa, ma raramente si bagna. Chi è? Il portiere. Sembra strano, ma più lo guardi e meno vedi, e meno lo vedi. Cos'è? Il sole. Lo si può prendere. Ma mai lanciare, scusate. Cos'è? Il raffreddore? Oddio! Anche se è piena, non trabocca mai. Cos'è? La luna. Sono il signor Carta, raga. Quello che viene sempre cestinato. Signori, per favore, non ho tempo da perdere, va bene? Per favore, non ho voglia di perdere tempo. Benvenuti alla rubrica Cos'è?
Solita domanda, signori. Per favore. Ho qualcosa che non va? Ho qualcosa fuori posto che mi guardate così? Non mi pare di aver niente fuori posto. Ho qualcosa fuori posto per voi? Non mi pare. Non mi pare, no? Cos'è? L'argomento di oggi è ammesso e non concesso che ce ne sia uno? L'argomento di oggi è ammesso e non concesso che ce ne sia uno? Nessuno! Nessun argomento! Come? Ma cosa c'entra? Adesso sta piovendo! Ho detto, non c'è nessun argomento! Come? No, non c'è nessun argomento! Avete capito? Avete capito sicuramente voi! Ma cosa c'entra? Ieri ho visto un ragazzo che saltava dal 50° piano! Dai, signori, siete ignoranti! Ragazzi, ho detto che non c'è nessun argomento e loro mi dicono... Dai, basta, ragazzi, per favore, non ho tempo da perdere! Chiaro? 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 È l'ultima puntata, mi fate fare brutta figura! Sì... va bene, ma ascolta, ma scusami, cosa c'entra adesso? Oggi ho mangiato... pane e moscerini, ma che cosa? Che ignoranti, non cambieranno mai, signori, non cambieranno mai. Allora, ragazzi, poco tempo, veloce, argomento. Gigi Marzullo, libro, due domande. Aldo Moro, povero, è più vero che dove non c'è giudizio non vi può essere memoria, o è più vero che dove non c'è memoria non vi può essere presente? L'avete capita la domanda, ragazzi? L'avete capita? Qua non c'è nessuno. Poi Mark Zuckerberg, genio. Il successo è più quello che realizzi nella tua vita o è più quello che realizzi nella vita degli altri? Ragazzi, se volete rispondere, se avete soprattutto una risposta a queste domande, scrivetemelo qui sotto, voi di YouTube, voi di popolo. È più vero che dove non c'è giudizio si può essere non vi può essere memoria? O è più vero che dove non c'è memoria non vi può essere presente? L'altra è, il successo è più quello che realizzi nella tua vita o è più quello che realizzi nella vita degli altri? Due domande di Gigi Marzullo. È un libro assolutamente bello, quindi se volete, se avete un'idea regalo per dire, regalate Gigi. Domande belle. A volte non si capisce. Allora, ragazzi, spero che vi stia piacendo questa ultima puntata. Prima di continuare vi dico le solite cose. Le cose che ormai voi sapete a memoria. Questo mio programma dura in generale tra i 15 e i 18 minuti. Potrebbe capitare una puntata che dura 20-23, ma questa è l'ultima e non credo proprio che duri 20-23, quindi è molto difficile. Potrebbe succedere. E in generale comunque dura tra i 15 e i 18 minuti. Quindi questa è la regola che vale, penso, anche per i prossimi programmi che farò su YouTube, se ne farò ancora. Però il mio canale YouTube rimane sempre attivo comunque, ok? Chi vuole. Poi l'altra cosa che vi dico è sempre la solita. Se volete scrivermi un commento, scrivetelo qua sotto. Se qualcuno vuole scrivere un commento, ovviamente anche negativo, lo scriva qui. E un'altra cosa, saluto tutti. Chi mi guarderà, chi vedrà questo video, popolo di Instagram, popolo di TikTok, popolo di YouTube, quindi saluto tutti, tutte le persone che magari mi stanno seguendo o che mi seguiranno o che vedranno questo mio programma, che lo caricherò o tra poco quando ho finito, o stasera o più tardi, ok? Quindi, le cose che dico sempre sono sempre le stesse, le cose che dico ogni volta, ok ragazzi? Saluto tutti, e se volete scrivere qualche commento, scrivetelo ovviamente pure qui sotto, o negativo o positivo che sia. Questa è l'ultima puntata, la quinta e ultima puntata di questa seconda serie, di questo mio programma, Buon 2021, seconda serie, appunto, ok? Che termina. Oggi, 15 novembre, tra pochissimo, raga, tra pochi minuti, abbiamo finito. Ho finito questa ultima puntata, ok? Ok, ragazzi, quindi
Attenzione. Ogni volta mi arrivano ancora, Scusate, ma anche per l'ultima puntata? Ma io devo capire una cosa, chi è che me le manda? Me lo chiedo sempre. Ragazzi, scusate, scusate. Mi sono arrivate anche per questa ultima puntata. Tre frasi senza nessun senso, senza senso logico. Scienci, scienci, scienci. Oggi sono molto nervose, nervoso, perché ogni volta che il mio amico Luigi vede un gatto per strada, lo porta a casa mia. Ma cosa sono io? Un portagatti a casa? Ma non capisco, meno male che non faccio le fusa. No, ragazzi, ma che domande sono? Scaliamo. Sono sempre buono e dolce, ma odio lo zucchero. Mi piace correre per strada, ma sono allergico all'asfalto. Ho sempre caldo, ma non ho ne ma ho anche in estate tre felpe. Mi fanno impazzire le nuvole, ma quando ne vedo una mi spavento. Ancora, ascolto molto la musica, ma odio Do re mi fa sol la si. No, veramente mi vergogno. Chi è stato a scrivere queste frasi? Chi è stato? Chi? Boh, chi, chi, boh, chi. Adoro molto ricevere gli auguri, ma non sopporto il Natale, l'ultimo dell'anno e il capodanno. E il compleanno, scusate, e il compleanno. Ultima domanda, ultima frase, ultime frasi, meno male. Perché mi dici sempre che sono petulante? Ma non sono cattivo. Io non lo sono, ho solo le mie ragioni. Ho le mie ragioni, scusa, ho solo le mie ragioni. Ho detto ragioni, non regioni. Ma che c'entrano le regioni con le ragioni? Nulla. Allora, perché confondi le due cose e le mie parole mettendo una E, cioè regioni, invece della A, cioè ragioni? Ragioni. Regioni. È diverso, non credi? Ok. Vai anonimo, disegnetto, bambino piccolo. Ragazzi, ma che frasi sono? Cioè, queste frasi qua, perché ci sono? Chi le ha scritte? Ragazzi, mi dispiace, ma siamo arrivati quasi alla fine di questa quinta e ultima puntata. Da questa location, cucinino. Siamo quasi davvero alla fine. Siamo quasi arrivati, come dire, in fondo all'ultima puntata. Tanto vi auguro già buone feste, eccetera. Buon Natale, Capodanno, eccetera. Vi auguro. Questa cosa qua la risentirò tra. Siamo già a, non so, settembre-ottobre adesso, magari, che sto guardando. 2022, per dire. Ultima rubrica. Prima volta che la faccio e finisce così. Ultima rubrica per l'ultima puntata. La rubrica è segreti. Segreti. E io qua ho dei segreti. Segreti, non ditelo a nessuno. Non ditelo a nessuno. Qual è il segreto per essere contenti? Avere tutti i denti. Non ditelo a nessuno. Shh. Ci sono tre segreti qua. È il libro dei segreti. Qual è il segreto per essere bravi? Essere bravi. Essere bravi. Ultimo segreto. Shh, non ditelo a nessuno. Shh. Io non lo dico a nessuno. Qual è il segreto per non avere dubbi? Non lo dico a nessuno. Shh, non ditelo a nessuno. Io non lo dico a nessuno. Io non lo dico a nessuno. No, io non lo dico a nessuno. Essere sempre nel posto giusto. Il segreto per non avere dubbi. Shh. Conservatelo. Mettetelo qua il libretto. Qua dentro, nello spazio detersivi. Non avete visto niente voi, vero? Siamo quasi alla fine. I segreti stanno là. Stanno là. Lo sponsor Guista si può fare? Guista. Ragazzi,
ahimè, siamo arrivati alla fine di questa quinta e ultima puntata del mio programma Buon 2021, che tra più di un mese finirà. Chissà che non ci vediamo il prossimo anno con Buon 2022. Chissà, chissà. Intanto io saluto tutti, ragazzi, ragazzi, signori, signore, tutti, tutto il popolo, lo ripeto ancora. Se volete scrivermi qualcosa, se volete il mio numero di telefono ve lo do, è 389-9479-5969-69-79-8929. Scrivetemi pure a questo numero. E scrivetemi pure a questo numero, scrivetemi pure. Ragazzi, noi ci vediamo, grazie della pazienza e vi auguro un buon 2021 per quel che c'è, che ce n'è, che ce ne rimane. Prima di lasciarvi, ultima cosa. Scusa, sì, dimmi, scusa, dimmi. Vai a giocare con il Lego, vai a giocare con il Lego. Eh? Ho capito che hai 38 anni, ma ne dimostri 10. Ciao ragazzi, schiaffo destra, schiaffo sinistra, destra sinistra, vi saluto. Scrivetemi se volete. Ciao a tutti ragazzi, buona serata e buon 2021 per quel che ne rimane. Ma ho una domanda. Ma il 2022 come sarà? No, non ci facciamo troppe domande. No, no, non ci facciamo troppe domande. Ciao ragazzi, vi saluto. Ciao.